L'attesa dei sudditi britannici è finita. Kate Middleton e William d'Inghilterra sono ufficialmente diventati genitori per la terza volta. È nato il Royal Baby, come afferma l'annuncio pubblicato sulla pagina Twitter di Kensington Palace. Si tratta di un maschietto, a quanto specifica il comunicato reale. Resta ancora ignoto il nome, che come da tradizione verrà comunicato in un secondo momento. Sua Altezza Reale la Duchessa di Cambridge ha partorito un figlio alle ore 11:01. Il bimbo pesa 3,8 kg. Il Duca di Cambridge era presente al momento della nascita. Sua Altezza Reale e suo figlio stanno entrambi bene. Il Royal Baby è nato presso l'esclusiva Lindowing dell'St. Mary's Hospitale, a Paddington, Londra. Una struttura che costa circa 6.000 sterline solo per la prima notte in ospedale e oltre 1.000 sterline per ogni notte extra. Per William e Kate è il terzo figlio, dopo il primogenito George Alexander Louis, nato il 22 luglio 2013, e la seconda bimba Charlotte Elizabeth Diana, venuta al mondo 2 maggio 2015. Il sesso del bebè è rimasto ignoto, anche agli stessi genitori, sino al momento della nascita. Sembra che la coppia assumerà una nuova tata oltre alla già presente Maria Turino Borrallo, che si occupa di George e Charlotte. Nelle prime ore della giornata è arrivata notizia come Kate fosse stata portata in ospedale. Poi, l'inizio del travaglio per la duchessa di Cambridge. Quella del terzo Royal Baby è stata una gravidanza piuttosto difficile, forse la più complicata per la consorte del futuro re, che come è noto soffre di iperemesi gravidica. Si tratta di un disturbo che provoca nausea e attacchi di vomito anche oltre 10 volte al giorno. Curiosamente, il bimbo è venuto al mondo 24 ore dopo l'annuncio della prima gravidanza della sorella di Kate, Pippa Middleton, che è incinta al terzo mese. Inoltre, la nascita del nuovo erede della monarchia britannica si registra a un mese dal matrimonio reale che unirà il fratello di William, Harry, e Meghan Markle il prossimo 19 maggio. Vista la capacità di ripresa dopo il parto già dimostrata da Kate nei due precedenti casi, c'è da scommettere che Sua Altezza sarà in piena forma per presenziare alle nozze più attese del 2018. Chi se ne frega?